Eccolo qui, buonasera Zauri. Allora, ciao. Ciao, parliamo un attimo di questa partita, di questa sconfitta. Alla vigilia si era parlato qualcuno, non Zauri ovviamente, aveva parlato di una partita sulla carta non impossibile per il Pescara, invece è arrivata questa battuta d'arresto, la seconda casalinga dopo quella con il Crotone, però con tutto il rispetto per lo Spezia, il Crotone è squadra di alto lignaggio, lo Spezia è formazione di bassa classifica e oggi il Pescara anche sul piano del gioco ha fatto un paio di passi indietro. Ma sono d'accordo sul discorso dei passi indietro del Pescara, non sono d'accordo sullo Spezia. Spezia è una squadra forte, l'ho detto anche ieri, Spezia è una squadra forte, più completa di noi assolutamente e lo ha dimostrato. Noi abbiamo fatto male, sicuramente male, facendo il primo tempo abbastanza ordinato, andando in vantaggio, anche meritatamente, cercando anche il raddoppio in una situazione con Busellato. Il secondo tempo non siamo praticamente mai rientrati in campo, e se non dopo il doppio schiaffo che abbiamo preso, ma ormai era tardi. Spezia che dopo aver subito il gol è rientrato negli spogliatoi sull'1-0, sembrava che nella ripresa potesse esserci quasi un crollo della formazione ligure, invece c'è stata questa reazione. Pescara troppo passivo nei primi 25 minuti, schiacciato quasi nella propria tre quarti di campo. Assurdo, questo è assurdo, questa è una squadra come noi che sta cercando di trovare la sua via, perché comunque sia, lo ripeto, il Pescara deve salvarsi, è inutile che diciamo cose che non esistono, il Pescara è una squadra fatta per salvarsi, dopo se vengono fuori giocatori che sulla carta non erano previsti, magari allora succederà qualcos'altro, ma Pescara è una squadra per salvarsi. Quindi oggi non ha messo in campo quello spirito che serve una squadra per salvarsi, una squadra che in vantaggio non può rientrare nel suo tempo e guardare l'avversario, è una cosa inspiegabile. La sostituzione di Busellato per problemi fisici del giocatore o decisione tecnica? Ma nel secondo tempo le poteva levare tutti, non è un discorso di Busellato, di Memusciai eccetera, quindi ho cercato di dare un po' di gamba in mezzo a campo perché essendo bassi cercavo qualcuno che mi garantisse un po' di ripartenza. Ad Ascoli il nuovo modulo aveva portato 3 punti, oggi è arrivata questa sconfitta, resterà il 3-5-2 anche per la gara con il Benevento? Ma io mi auguro di trovare lo spirito di Ascoli, perché il modulo, l'abbiamo detto ed è confermato, non fa la differenza, è sempre l'atteggiamento e quello che si vuole fare in campo. Oggi l'abbiamo fatto nel primo tempo in un certo modo, secondo me, provando a fare le nostre cose. Nel secondo tempo non siamo praticamente mai rientrati in campo e purtroppo abbiamo perso. Per chiudere, Zauri, due cose. La prima, questa squadra subisce troppi gol, lo dicono i numeri della classifica, e poi fatica a segnare su azione, comunque a segnare su azione manovrata ad Ascoli, un gol sul rigore, un altro su un pallone perso dalla formazione marchigiana, oggi il tiro da lontano di Macini e poi il perdurante digiuno di Brunori. Sono cose che preoccupano? È chiaro, l'attaccante vive di gol, poi quando lo fai glielo annullano, quindi il problema persiste, quindi noi siamo preoccupati perché giustamente gli attaccanti vanno messi anche in condizione di fare gol, quindi non è colpa di Brunori, di Maniero, di Borrelli o di chi va in campo, quindi sarà compito mio cercare di mettere le migliori condizioni.